fascista, tu forma d'argento, passa sta l'udienza. La luna nova e la sole stella a corona. Luna crescente, tu da stu giardino, una donna di origine italiana in Australia, che cosa pensi che le donne di origine italiana in Australia abbiano raggiunto? Io penso, so che le donne italiane, che d'origine italiana, hanno raggiunto molto, anche quelle che sono state sempre a casa con le loro famiglie, semplicemente si hanno portato avanti la lingua, la cultura, le storie dell'Italia, le storie di Natale, cosa facevano loro da bambine. Tutto questo è molto importante per i giovani, di conoscere bene i loro genitori e sentire queste storie qui, la cultura andrà sempre avanti. Ho sentito da tanti che una volta che muore la lingua, allora muore anche la cultura. So, anche se c'è l'indialetto come il mio che parlo adesso, è molto importante di passare questo ai nostri figli e le mamme forse l'hanno fatto più dei papà. Ha raggiunto una cosa bella, una vita nuova. Well, it's interesting. Just women in general achieve anything and everything every day. You know, I look at my own mother and she's a housebody, but she does so many things for me and has taught me so many things. So it's just everyday life, really. Women of Italian origin in Australia, I believe, have achieved the milestones of being able to develop as individuals, to be able to develop as representatives of their cultural heritage, and have been able to develop as I guess models, future models for the children that they're bringing up and for the children of other people that are bringing up and growing and living alongside in the same community. Quale è stato il ruolo della donna italiana nella storia dell'emigrazione? Il ruolo della donna italiana nel mondo dell'emigrazione è stato importantissimo, perché come ha detto adesso Vincenza, anche quelle donne che sono state a casa hanno dato moltissimo. E penso che nessuno mai abbia veramente apprezzato, si è reso conto di quello che la donna, lasciando la propria terra, le proprie radici, essere in un mondo nuovo, con una cultura così diversa, inserirsi in quella cultura, non è stato facile, è stato fonte di grandi sacrifici e credo che anche il semplice fatto, come ha menzionato Vincenza, con i loro racconti e le loro storie, sia un incentivo per i nostri figli e i figli dei nostri figli ad approfondire, a conoscere le proprie radici in questa terra che naturalmente è diventata così grande, è diventata spaziosa, immensa in un certo qual modo, però credo che nessuno abbia veramente capito che cosa significa emigrare, la parola emigrata. È una parola nel fondo che c'ha dolore, c'ha sacrificio. È difficile spiegare, metterlo veramente in parola, bisogna saperle, capire, avere vissuto questa esperienza, perché anche raccontando nessuno veramente può capire il significato di questa parola. Ci sono molti giovani, molte persone che vengono di questi tempi in Australia, non trovano l'Australia così bella e non sanno, quelli che sono venuti prima di noi, il lavoro immenso che hanno fatto e i sacrifici che hanno portato qua. Che cosa ammiri di più in tua mamma o tua nonna? Ho imparato tutto da mia mamma, perché i nonni l'ho perduti che io non ero ancora nata. E mia mamma per me è tutto. E anche devo dire che io sono venuta in Australia da mia sorella, che era 9 anni più vecchia di me. E lei mi ha fatto da mamma, da amica, tutto. Well, certainly their courage, their determination, the fabulous pioneering spirit that brought them over here, and that's why I guess I'm really thankful, because I feel that I've been blessed with being able to carry that on. So certainly those qualities especially. Beh, mia figlia l'ammiro, tutte e due sono andate in Italia. La prima, ho due figlie femmine, la prima è andata, è vissuta lì 2 anni,
e ha imparato tante cose e l'ammiro per quello, perché si sente anche italiana, anche le mie figlie pure che sono nate qua, perché questo è il modo che l'abbiamo cresciute. E poi l'altra l'ammiro perché ha avuto questo coraggio di andare a Milano e a lavorare lì e ha fatto di tutto per avere il soggiorno, per rimanere lì, per lavorare. A lot of things, strength, that capacity to focus on the family, to work and raise a family at the same time. And I think, I suppose, what I reflect on even more significantly is the capacity to come to a new country where there was no language or no background and to be able to survive and adapt and do so well. Tu sai che cosa hanno fatto altre donne di origine italiana nel mondo e che cosa ti interesserebbe sapere? Mi vorrebbe sapere loro del successo che hanno fatto e come pensano la vita, che non si ribassano quando arrivano a una certa età, perché la vita, finché vive, è sempre bella. Oh, un po' di tutto mi piacerebbe sapere. Cosa fanno, se vanno al Parlamento, se stanno ancora come eravamo prima noi, che non ci facevano uscire, strette qua, strette là. Mi piacerebbe sapere il più che possibile. Beh, io sarei interessata a sapere da queste donne le loro esperienze, cosa hanno raggiunto, perché so che anche di donne in tarda età, dopo che hanno finito, diciamo, quel ruolo importante che i figli si sono sistemati, si sono dati da fare per imparare, si sono messi a studiare, hanno avuto contatti, fare volontariato, e sapere che altre persone nel mondo hanno condiviso le nostre stesse esperienze deve essere una cosa meravigliosa. Che cosa rappresenta l'Italia per te? Beh, per me, pure che sono venuta piccola, però è sempre la mia patria. E sono orgogliosa di essere italiana, sono orgogliosa della mia famiglia, le mie figlie tutte e due sanno parlare bene l'italiano. È la mia patria, è il mio cuore, mia madre, mio padre, i miei figli. È una cosa che non posso proprio assolutamente dimenticare, anche se oramai mi trovo qua in Australia, e in un certo qual modo è la mia seconda patria, ma l'Italia è sempre l'Italia. In many ways it's like a second home, I think, for me. I have a lot of my family, a lot of my relatives still in Italy, so when I go back there it's like going back to a second home. Yeah, I feel the same way, and also my roots are obviously in Italy. Similarly, I have relatives over there, and we're very close, and when I go there, I feel very much at home. Well, I mean, it's the country where my parents came from, where my family have come from, where I've visited and been able to maintain networks with my, you know, community of heritage. So for me, I guess it represents the blood that runs through my veins. L'Italia rappresenta la propria, la madre. Qua siamo adottati. C'è sempre quella ansia di vederla, di sentire cantare, di sentire le notizie. Mi piace tanto. Se tu ne avessi l'opportunità, che cosa vorresti chiedere al governo italiano? Solo una cosa. Perché abbiamo acquistato la cittadinanza italiana quando io ero giovane? Adesso che sono tornata in Italia con mia figlia, ho avuto un po' di problema perché siamo come extracomunitari lì, ci trattano. E sarebbe bello che noi che siamo nati in Italia di avere doppia cittadinanza. Al governo italiano vorrei veramente, dato che abbiamo Australia Donna, vorrei formare una lega e chiedere al governo se ci aiuta a ritornare in Italia, a imparare un po' la cultura, a vedere il nostro paese dove siamo nate, però non visto troppo, conosciuto bene, almeno se ci aiutasse con il viaggio, ci paga a metà viaggio, così ogni anno l'8 marzo differente gruppo di donne potrebbe andare in Italia a visitare o possono venire a visitarci noi in Australia. Sarebbe bello, credo, proprio come ha menzionato prima, l'8 di marzo, se qualche donna delle altre parti del mondo potesse venire con noi a condividere, a farle vedere com'è l'Australia oggi, quello che l'emigrazione qua in Australia ha fatto su questa terra. Certo, abbiamo avuto l'opportunità di avere un lavoro, di avere spazio, di avere casa, ma abbiamo portato questa terra d'Australia a un livello quasi internazionale.
non solo noi italiani, ma tutti quelli che sono emigrati qua in Australia. Inclusion into Italian society, just recognition for the fact that this group of people live outside Italy and still regard Italy very fondly, and I suppose recognition that we. Oh, look, I would really love it, I think, if there was more recognition worldwide, and particularly as an exchange between the Italian government and the Australian community, particularly the Italians here, but for the Italians here in the Australian community, to acknowledge that Italy and Italians as a culture extends beyond the boundaries of its homeland, and that it's living and thriving and evolving and developing, you know, as expanded community developments beyond Italy mainland. E tu usi l'internet, e se lo usassi, che cosa ti interesserebbe sapere delle altre donne di origine italiana nel mondo? Yes, I do, quite often actually. Why? I use it as a way to access, to communicate more readily with friends, with family, with business developments, locally obviously, and internationally. It's just a very speedy, efficient and effective way to keep in touch. Di più di tutto per comunicare con la gente cosa fanno il resto del mondo. Perché voglio imparare a comunicare con le altre donne che sono in Argentina, in America, alla Svizzera, tutte le parti del mondo. No, però vorrei impararmi, perché ho mia figlia che vive a Milano e dalle volte vorrei comunicarmi con mia figlia, sai, con l'internet, se saprei usarlo è importante, sì. Che cosa vorresti dire alle donne di origine italiana nel mondo in occasione della giornata internazionale della donna dell'8 marzo? To celebrate the fact that you're women and that you're Italian. Thank you. Quando nasciste tu forma d'argento, passa sta luce.